Addirittura mette in discussione
resistenza dello sterminio e la stessa Shoah. È una brutta piega che assolutamente dobbiamo combattere con ogni mezzo, pur di raggiungere il risultato, che poi è un risultato di civiltà, è un risultato di educazione sociale, è un risultato di rispetto, che queste cose non possano mai avvenire, mai e poi mai, in nessuna parte del mondo, verso l'umanità. La Shoah è solo uno spunto per ribadire la nostra ferma contrarietà ad ogni forma di prevaricazione, addirittura che si conclude con la morte, con il martirio e con le torture. Ringrazio pertanto gli organizzatori di questa manifestazione, ringrazio voi che con la vostra presenza avete gratificato gli sforzi senz'altro grossi compiuti per la buona riuscita di questo evento. Buonasera a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare l'assessore Rabona e l'amministrazione comunale di Aversa per averci ospitato qui questa sera ad Aversa. Grazie per l'accoglienza. Ringrazio la dirigente scolastica, la dirigente della scuola elementare e tutti gli insegnanti che ci hanno dato una mano ad organizzare questo evento della Shoah. E anche il Dipartimento della Salute Mentale dell'ASL che ci ha collaborato insieme delle associazioni. Se sono riusciti ad organizzare questo evento è grazie a loro e noi come amministrazione comunale facciamo delle belle figure grazie al loro impegno quotidiano sia della dirigente scolastica e sia dei suoi collaboratori. Poi volevo dire solo un breve accenno alla commemorazione della giornata della Shoah. Penso che tutti noi che siamo adulti sappiamo che cos'è la Shoah e l'unico invito che faccio è che noi adulti e i bambini devono comprendere il messaggio che ci viene da questo evento che è successo, e cioè bisogna essere tolleranti e comprendere le differenze, cosa che non è stato fatto in quel momento storico, che erano stati perseguitati delle persone solo perché erano diversi. E questo modo di ricordare questa giornata è un modo per capire che bisogna essere tolleranti verso tutti, bisogna comprendere le diversità e convivere insieme agli altri. In più bisogna superare l'indifferenza. Molte volte noi tutti siamo indifferenti ai problemi che vediamo tutti i giorni. Questo non lo dobbiamo fare. Quando c'è qualcosa da segnalare e da rivendicare, come dobbiamo fare? Questo è un messaggio che va a noi adulti, noi amministratori e a quei bambini per ricordare che queste cose non devono avvenire più, né oggi e né mai più. Vi ringrazio e buona serata. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate, tornando a sera, il cibo caldo e vi si amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che muore, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì e per un no. Considerate se questa è una donna che senza capelli, senza nome, senza forza più di ricordare. Vuoti gli occhi e freddo il grembo. Come scolpite nel vostro cuore, meditate se questo è stato. Stando in casa, andando per le vie. Brava lo stesso. Brava. Brava.
si avvertono tendenze regressive che ci spaventano, che sono pericolose, anche perché noi ci occupiamo di una fascia di persone evidentemente vulnerabili e non abbiamo ancora dimenticato il buio dei manicomi. Aversa è stata per molti anni la sede di un manicomio importante, che però ha portato anche con sé anche tutta una parte di cultura che ha saputo dare invece dei contributi fondamentali a quello che è l'emancipazione, il diritto di cittadinanza della popolazione che ha un disagio mentale. Per questo motivo, in questo momento, in questo incontro che si chiama appunto Insieme per non dimenticare la salute mentale, non poteva non esserci, e c'è. Grazie a tutti. Cosa di più specifico inerente il nostro tema di stasera? Ovviamente questa è una iniziativa che abbiamo preso nell'ambito dei nostri progetti di potenziamento delle attività riabilitative e dei programmi di inclusione sociale. Quindi ci sembrava l'occasione per rimarcare alcune cose che nella Shoah ci hanno coinvolto. Mi riferisco al famoso progetto T4, che i nazisti avevano messo in piedi dopo le leggi razziali del 1935 in Germania. Il progetto T4 prevedeva, era un progetto di eugenetica, che prevedeva la soppressione o la sterilizzazione di disabili a vario titolo. T4 sembra è un acronimo che la dice tutto, sta per Tigergartstrasse, che era la sede del Ministero della Salute e delle Attività Sociali del Reich. Cosa prevedeva questo programma? Nella prima fase la sterilizzazione o l'eliminazione del 20% delle persone internate. La giustificazione era quella di dire persone disabili con gravi malattie non dovevano vivere una vita non degna di essere vissuta. In realtà questo progetto sottendeva anche un altro scopo molto più così venale, cioè quello di ridurre le spese per l'assistenza per poterle dirottare verso il riarmo della Germania. Si calcola che un numero variabile fra 60 e 100.000 persone furono soppresse. E la cosa più grave è che fu sperimentato con i nostri con gli internati furono sperimentate per la prima volta le camere a gas, con l'utilizzo del monossido di carbonio. E la cosa grave che va rimarcata in questo contesto è che in prima fila in questa operazione c'erano medici e infermieri che, smesso il camice, hanno allegramente indossato la divisa dell'SS. Quindi questo programma, ripeto, ha portato all'eliminazione fisica di almeno 100.000 persone. Il progetto è andato avanti anche dopo che furono aperti i lager veri e propri. I lager veri e propri, quelli famosi, che poi sono stati utilizzati per lo sterminio degli ebrei, cioè i 6 campi di concentramento che furono aperti in Polonia, si sono avvalsi proprio dell'esperienza che i nazisti avevano fatto con i disabili per l'eliminazione. Quindi il cerchio si chiuse col mettere dentro i campi di concentramento le installazioni di soppressione. Questo viene definito da uno psicologo, Brigge, l'olocausto psichiatrico, e che è stata una sorta di prefigurazione concettuale, oltre che proprio tecnica organizzativa della soluzione finale per il popolo ebraico. Detto questo, a noi era sembrato la cosa migliore per celebrare degnamente questa giornata della memoria 2010, quello di un concerto di musica klezmer, che poi ne parleranno più diffusamente chi inseguirà. È la musica più diffusa nelle comunità ebraiche dell'Europa orientale. La musica come occasione di confronto fra popoli, razze e culture diverse.
ma anche l'occasione per porre l'accento su quello che è stato l'enorme dramma della Shoah. E vorrei concludere con le parole di Primo Levi, che paragonava questa grande operazione, la chiamava Sodoma e Gomorra, di cui lui diceva: siamo tutti, non possiamo considerarci cittadini. E diceva, la leggo perché non me la ricordo esattamente: siamo uomini, apparteniamo alla stessa famiglia umana a cui appartengono i nostri carnefici, e davanti all'enormità della loro colpa non riusciamo a sentirci estranei all'accusa che un giudice extraterreno, sulla scorta della nostra stessa testimonianza, eleverebbe contro l'umanità intera. Grazie. Dov'è il Signore? Dov'è? Quando distrussero il nostro tempio, quando distrussero la nostra Gerusalemme, quando ci dispersero per tutta la terra, quando ci guardarono con diffidenza, quando ci costrinsero a vivere da usurare, quando ci rinchiusero in quartieri isolati. Dov'eri? Signore, quando ci accusarono di voler dominare il mondo, quando ci segnarono con una stella gialla il petto, quando ci vietarono di salire sui tram, di usare l'auto, quando ci vietarono di uscire di casa dopo le 8 di sera, quando ci vietarono di camminare sui marciapiedi, quando ci vietarono di alzare lo sguardo. Dov'è il Signore? Dov'è? Quando cominciarono ad arrestare, quando ci caricarono sui carri bestiali, quando ci rinchiusero nei campi di lavoro, quando ci sostituirono con cifre e nomi, quando ci rasarono a zero i capelli, quando ci ammazzarono negli inceneritori. Dov'è, Signore? Dov'è? Forse eri morto. È assurdo dirlo, lo so. Ma non possiamo, non posso pensare ad un Dio che manda il suo popolo a morire ad Auschwitz. Forse volevi punirci, punirci per esserci assimilati ad altri popoli e per aver dimenticato la terra che ci avevi promesso ed assegnato. Forse occultasti il tuo volto e te ne restasti in silenzio, che l'umanità si avvedesse un giorno di tutta la sua responsabilità. O forse ci hai lasciati morire, perché vittime innocenti, attraverso di noi l'umanità si rivedesse dai suoi peccati e potesse ritornare la giustizia e la gloria. Forse perché noi sopravvissuti rendessimo testimonianza che il tuo popolo viveva ancora per ricordare agli uomini qual era l'abisso in cui poteva sprofondare. Ma dimmi, Signore, dimmi. Io che sono sopravvissuto, io che ho spedito il male radicale, io che sono stato ridotto a carne ad ossa appiccicata, io che comunque sono vivo, come posso dimostrare quell'errore? Come posso testimoniare quelle morti? Ah, quel fischio di treno è un sibilo funesto che mi percuota la mente. Dov'è? Dov'è? Perché in tempi bui come questi che viviamo, fare un incontro in un posto straordinario come questo, con le realtà come quelle a cui facevo cenno, non è una cosa assolutamente scontata,
ma è una cosa della quale credo tutti dobbiamo essere un tantino orgogliosi di esserci stasera. Perché la musica? La musica credo sia nella cultura cattolica abbia una grande importanza, come nella cultura ebraica. Se voi pensate che nella cultura ebraica la creazione del mondo, si racconta, fu annunciata dal soffio, dalla sonorità dirompente di un corno di ariete, questo mette insieme queste due religioni monoteiste, ma anche e soprattutto perché la musica ha una grande risorsa dentro di sé, quella di unire le persone, di creare condivisione. Come diceva l'amico Emilio Lupo, la musica klezmer, che stasera ascolterete, è la più importante espressione musicale delle comunità ebraiche ashkenazite dell'Europa centro-orientale. In questo senso il klezmer non è solamente uno stile musicale, un genere musicale, ma è piuttosto un atteggiamento di libera adesione alla vita in tutti i suoi aspetti, gioia, dolore, ironia, sentimenti. E musica dell'anima, ma anche musica meticcia, una musica, come dicevamo prima, fortemente contaminata, sintesi di elementi tipicamente ebraici e di influenze provenienti da tutti i paesi, da tutti i popoli con i quali gli ebrei sono venuti a contatto nella loro più che millenaria erranza. Il brano che avete appena ascoltato, e che ha dato vita a questo concerto, ne è testimonianza. Infatti è un bulgaro, cioè una danza proveniente da Odessa. Il prossimo brano che andiamo a eseguire si chiama invece Dergas Nigun, che vuol dire la melodia della strada, e ci riporta alla memoria lo shtetl, il piccolo villaggio ebraico, spazzato via in modo irreversibile e con inaudita ferocia dalle nostre terre d'Europa. Partiamo dunque per questo viaggio in cui alterneremo delle letture sulla Shoah
ai brani musicali, per non dimenticare. Thank you.
voglio farmi testimone per far sì che il giorno della memoria non diventi il giorno della falsa coscienza di chi visita Auschwitz e poi deporta gli africani. L'olocausto riguardò milioni di slavi, di rom, di disabili, di omosessuali, oltre che di ebrei. Guai a togliere alla Shoah il suo valore universale. Io voglio cantare la grande battaglia che toccò agli ebrei per tutti quelli che subiscono altri genocidi, per quanti ancora oggi sopportano la mala pianta dell'intolleranza. Da Auschwitz a Rosarno. Grazie. Oi, 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 cuscale, mazzel, oi, 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 cuscale, mazzel, oi.